Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. Se questo video non vi è stato utilissimo, io vi consiglio di guardare gli altri tutorial su come risolvere i problemi al crash, lag e soprattutto problemi ai server. Quindi in questo nuovo video vi spiego come risolvere questi problemi del crash di Overwatch 2 in tre semplici passaggi. Cominciando prima a inserire un comando. Se questo comando non funziona, proveremo altri comandi. Andiamo su Overwatch 2, su battle.net, vai su opzioni, impostazioni di gioco, argomenti della riga comando aggiuntivi e cominciamo un attimo che vado sui comandi, li troverete tutti in descrizione, quindi cominciamo con il primo, che sarebbe questo comando qui. Tu che fai? Copi impostazioni di gioco, argomenti e fai incolla e fai fine. Se non funziona, fai così. Se non dovesse andare questo primo comando, io ti consiglio di provare gli altri due comandi, o con questo o con quest'altro. Tutti in descrizione li troverete. Con il secondo passaggio, io vi consiglio di fare un'analizza e ripara, e in poco tempo vi riparerà così il gioco e sostituirà così i file nella cartella con dei nuovi. Poi un'altra cosa, come ultimo passaggio io vi consiglio di non giocare mai a schermo intero e di controllare bene la scala di rendering, perché nel precedente tutorial ho parlato della risoluzione del rendering. Quindi, se la metti alta e stai giocando contro tutta questa gente che sta lanciando esplosivi, bombe, laser in un solo punto e fai 20 fps, è ovvio che tra 2-3 secondi crashi. Così è. Non è che per miracolo il gioco se la prende con te. No, è il fatto che se tu giochi a schermo intero, hai un computer meno potente, vuoi goderti il gioco al massimo, è ovvio che crashi. Quindi io ti consiglio di giocare a finestra senza bordi, scala di rendering o i 100 o sotto ai 100, frame rate fino a 600 fps, poi dipende dalla tua scheda video quanti fps riesce a fare. Ok, qualità grafica io ho messo ultra perché io supporto la grafica ultra e faccio 80-90 fps. Io ti consiglio di mettere sulla media o max. Ok, se vado un attimo su ultra, c'è anche la modalità FSR, pure buona, la tengo così come sta. E basta, questo era l'ultimo passaggio. Quindi, ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto con i problemi al crash, di aggiungere quel comando, di fare una riparazione e soprattutto, come ho detto nel gioco, giocate mai schermo intero, tutto FPS al massimo e 20 FPS e poi andate a crashare. Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!